Telespettatori Telequattro, buongiorno, benvenuti alla diretta che anticipa il telegiornale chiedo scusa, delle 13:20. Siamo collegati già, almeno li avevo visti prima, adesso abbiamo perso il collegamento, in realtà è pronto. Siamo collegati con, diciamo che siamo collegati con il Teatro Verdi, perché io vedo inquadrati, riconosco soltanto il direttore generale Tasca. E credo vicino a lui il direttore artistico Rodda, però ecco, difatti, però gli altri veramente, e chiedo scusa, da qua non riesco a riconoscerli, magari ce li presenterà il dottor Tasca, a cui cedo la linea. Buongiorno a tutti intanto. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie, diciamo, per l'invito. Noi, come si vede, stiamo qui che lavoriamo alla prossima riapertura dopo un periodo di pausa di qualche settimana che riprenderà il ciclo Giovani Talenti che verrà trasmesso su Telequattro. Abbiamo dovuto slittare di una settimana la messa in onda perché purtroppo i numeri della pandemia ci hanno indotto ad agire con maggiore sicurezza e quindi senza andare ad incidere su diciamo i lavoratori, tra virgolette, abbiamo riorganizzato un po' i calendari prendendo una settimana di tempo. Pare che i numeri ci diano ragione, auspicando, diciamo, anche l'uscita dalla zona rossa della regione Friuli Venezia Giulia. Siamo qui appunto, come diceva prima, con il direttore artistico Paolo Rodda, con il direttore degli allestimenti scenici Paolo Vitale, con il responsabile delle risorse umane Stefano Hauser, e con la responsabilità del responsabile dei settori artistici, la professoressa Daniela Astolfi. Stiamo organizzando appunto la ripresa, una ripresa in sicurezza che vedrà, diciamo, effettueremo, ecco, dei tamponi a tappeto a tutti i dipendenti prima della ripresa del servizio, in modo tale da garantire, oltre ai protocolli soliti di distanziamento, di accortezze, di sanificazioni e quant'altro, anche, diciamo, una sicurezza ulteriore dovuta a tamponi che saranno fatti prima appunto dell'ingresso in teatro, qui in sede, però a tutti i dipendenti. Ecco, dottor Tasca, intanto vedevo prima sul tavolo, credo davanti a Paolo Vitale, diciamo anche dei calendari, adesso qua da distanza, perché, quindi Occhio lungo, posarsi. già è bello questo, no? Perché significa che state comunque lavorando su determinate ipotesi. Io adesso non mi sbilancio, io non chiedo nemmeno a voi di sbilanciarvi, però diciamo, oggi noi testimoniamo una prima ripartenza, che è una ripartenza soprattutto, diciamo, intanto del lavoro, se ho capito bene, no? Esattamente. Ok. E io su questo punto lascerei la parola al direttore artistico, a Paolo Rodda, che magari generosamente dirà qualcosa in più. Ok, prego Rodda, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, dunque, è un'occasione per dare qualche informazione su questo concerto che verrà trasmesso il sabato 24 aprile, innanzitutto. È l'ultimo di questo ciclo di concerti, di questa rassegna Giovani Talenti. E avremo veramente con noi un giovanissimo protagonista, perché ci sarà il fisarmonicista Luca Bello, che è uno studente di 14 anni, però è un musicista che già ha avuto modo di mettersi parecchio in luce. È veramente, come dire, un talento. E ci presenterà uno strumento che sul nostro palcoscenico non è proprio così usuale, come magari può essere un violino o un pianoforte, e sarà anche l'occasione per avere con noi, e anche questo io mi auguro che sia veramente di buon auspicio, perché ci sarà il maestro Christopher Franklin,
con cui diciamo, era qui con noi al momento della messa in scena, della preparazione della Bohème, e qui speriamo che ci porti alla riapertura del teatro. Quindi sarà sul nostro podio e abbiamo un gruppo di ballerini che ci porteranno delle coreografie dedicate al tango argentino. Brevemente vi do informazione dei nomi di questi artisti. Guglielmo Bergins, che già è stato con noi qualche anno fa in occasione di una traviata, Mariana Tanaskovic, Martina Costa e Costanza Grube. Il programma, naturalmente, ci sarà il nostro coro, ci sarà la nostra orchestra, ed è un programma anche questo piuttosto originale. Ci sarà in apertura una composizione di Arturo Márquez, poi non mancherà Astor Piazzolla, e qui ci sarà un pezzo famosissimo che è Oblivio, in questo caso suonato proprio dalla fisarmonica di Luca Bello con l'orchestra. E un compositore poi cecoslovacco, Václav Trojan, con un concerto per fisarmonica orchestra, Fairy Tales, e poi musiche di Alberto Ginastera, e per concludere con Aaron Copland. Questa ultima composizione è una piuttosto suggestiva composizione per coro e orchestra, che conclude in maniera, come sentirete, piuttosto forte questo concerto. Tra l'altro, se non vado errato, di Astor Piazzolla sono 100 anni dalla nascita, Esatto. se non mi Quindi è sbaglio. un'occasione anche per celebrare, diciamo, questo Certo. personaggio così importante, insomma, per quello che è stata la diffusione di un repertorio che ha preso ormai, come dire, con cui abbiamo preso confidenza e che ormai non è più così relegato Certo. soltanto E fra in l'altro mi sono Sì. reso conto, adesso guardando un po' mentre voi parlavate, spulciavo su internet, che noi qualche mese fa abbiamo proprio intervistato Luca Bello, era È stato nostro vero, credo nel ospite. gennaio, se non vado errato. Sì, è stato anche molto, molto divertente nel senso etimologico del termine, insomma, ogni tanto avere anche noi qualcuno giovane non fa male, per dire la verità, nei nostri studi. Allora, io Beh, so anche. ricordo che di questa rassegna è il terzo veramente giovanissimo, perché Sì. abbiamo avuto anche due giovanissime violiniste veramente più o meno coetanei, 15 e 14 anni, quindi diciamo che sono tutti strumentisti, e questo è per noi è un motivo di vanto, credo, per tutto il territorio, perché sono tutti della nostra città, della nostra provincia, quindi è un segnale incoraggiante, io credo, questo, no? Sì, ah beh, sì, sicuramente, sicuramente. Tra l'altro io so anche, e magari di questo daremo testimonianza domani, anche con un altro servizio, che è in atto anche come dire, state anche un po', non mi viene, no, ristrutturando non è corretto, mettendo a posto anche gli arredi adesso, no? Ma Adesso. sì, no, allora, diciamo che abbiamo approfittato di questo periodo per rendere più agevole la riapertura del teatro in sicurezza, nel momento in cui ce lo consentiranno, e speriamo presto, che ovviamente prevederà, perché non sarà come prima, ma prevederà il rispetto di alcuni protocolli. Per cui cercare di migliorare quella che era la struttura interna della sala in termini di arredi, in termini come dire, di sedute, e non vado oltre, consente una fruibilità maggiore, con maggiore sicurezza, ma soprattutto, per esempio, maggiore velocità nelle sanificazioni. Quindi ci stiamo organizzando in questo modo, anche perché, finito questo concerto che è stato esposto dal direttore artistico, noi abbiamo la nostra attività interna che prevede Certo. una serie di prove in preparazione della prossima stagione su cui stiamo lavorando, e che presto, presto verrà presentata al nostro pubblico. Quindi la fase della progettualità,
del teatro non si è fermata, non si ferma e presenteremo una attività artistica di lungo respiro che abbraccerà, diciamo, dal momento della presentazione oltre 12 mesi. Questa è una novità, ma lo vogliamo fare per segno di speranza e perché veramente credo che tutti noi abbiamo bisogno di teatro, abbiamo bisogno di arte e di cultura. Non lo dica a me che in sto periodo sono un po'... ma immagino, quindi... Questi fogli colorati in realtà sono tutti i programmi e i calendari su cui stiamo lavorando, e tenendo conto ovviamente che sono stati cancellati una serie di spettacoli che vanno recuperati, poi daremo tramite voi, e vi ringraziamo sempre per l'apporto e l'aiuto che ci date, e cercheremo di essere capillarmente comunicativi in modo tale da poter raggiungere, anche se non fisicamente, tutti i nostri abbonati, il nostro pubblico, i nostri soci, che hanno dimostrato tanto affetto in questo momento difficile nei confronti del teatro. Ecco, in questi mesi, no, c'è stata anche la, come dire, una forte collaborazione, per esempio, una forte collaborazione con il comune. Ricordiamo anche che i concerti giovani talenti vedono una collaborazione del Verdi con il Conservatorio Tartini. Mettiamoci dentro anche noi, insomma, no? Quindi voglio dire, c'è stata, diciamo, è da sottolineare con soddisfazione questo concorso, diciamo così, di realtà del territorio per far capire che, nonostante tutto, appunto, lo spettacolo andava avanti. Sì, allora io ringrazio per questa puntualizzazione, perché mi dà l'opportunità appunto di sottolineare e di ringraziare il Comune di Trieste, nella persona del sindaco, che è anche il nostro presidente, ma dei vari assessorati che hanno contribuito e hanno reso possibile l'attività di tutti questi mesi in cui il teatro è stato chiuso. Quindi tutti questi progetti che grazie, appunto, ripeto ancora grazie a Tele4 sono poi andati in onda e hanno consentito di essere fruibili da casa per il pubblico, ma se non ci fosse stato il supporto del comune saremmo stati veramente in grande difficoltà. Dire questo, mi piace ricordare, non è semplicemente dire offriamo un prodotto di cultura, di qualità e di arte, ma significa far lavorare i dipendenti del Verdi, che in questo momento, devo dire, hanno fatto dei grandi sacrifici che abbiamo cercato di rendere minimi, ma che comunque sono stati fatti, e il supporto per noi delle istituzioni e della TV è stato fondamentale per poter, lo dico brutalmente, non chiudere questo teatro. Ci sono date, adesso, come dico, insomma, non spingiamoci, come diceva in un film Bette Davis, non chiediamo la luna, accontentiamoci delle stelle, però insomma qua, a furia di accontentarci di stelle, forse insomma ne siamo sin troppo pieni, nel senso, date ancora non ci sono, ci sono comunque, vi aspettate pronunciamenti da parte del governo entro un determinato periodo? Ma allora, in questo momento ovviamente tutte le categorie, poi lo si vede quotidianamente, chiedono delle date per potersi organizzare. È chiaro che una struttura come il teatro, come altre, come tante attività commerciali, hanno bisogno di tempo per potersi organizzare. Noi su questo, come vede, ci siamo portati avanti, quindi siamo in grado di riaprire anche con un breve preavviso in questo momento. Bisognerà però, attenzione, vedere quelli che saranno i protocolli a cui verremo sottoposti, e questo è veramente un po' la spada di Damocle sotto cui noi in questo momento siamo, perché sono i protocolli che hanno tempi
diciamo, di attuazione, non la capacità di ripresa degli spettacoli. Ecco, sono due cose che purtroppo vanno di pari passo, ma sono completamente, completamente diverse. Ecco, se, no, noi dovremmo avere in anticipo i protocolli per poterci organizzare, per poterli attuare al momento della riapertura, perché non saranno sicuramente protocolli semplici. Allora, sottolineiamo ancora una volta, poi vi ringrazio per essere stati con noi. Quello che lei ha detto appena adesso, perché è importantissimo, il teatro è sempre stato pronto, diciamo così, alle riaperture. Ma Questo è fondamentale, no? credo tutti i teatri, Sì, credo che dico in. tutti, cioè il mondo del teatro, il mondo della cultura, dello spettacolo, secondo me è sempre pronto, perché ci sono delle grandi professionalità. Sono i protocolli di sicurezza, perché non si può riaprire come prima, è impensabile, no? Certo, questo è il problema, appunto, il problema È vero è questo. questo, è questo. Allora. Noi attuiamo attualmente l'ultimo protocollo approvato, come in altri teatri, devo dire, i casi di contagio sono stati veramente pochi e tutti fuori dai teatri, nel senso che poi sono stati portati semmai in teatro. Ecco. Allora, io ringrazio il direttore generale. Il direttore artistico e gli altri amici del Teatro Verdi per questo collegamento. Grazie a Buon voi. lavoro davvero. La prossima volta che ci vedremo, mi pare di capire che sarà proprio per la nuova stagione, in sostanza. Sì. Diamo appuntamento, adesso non diciamo date, però diciamo abbastanza presto comunicheremo la data di presentazione della nuova stagione. Grazie, grazie molte Grazie al a Teatro voi, Verdi buon e buon lavoro a lavoro. tutti. Grazie, grazie davvero. Grazie, grazie, grazie.